Andrea Bertani, che è il capogruppo 5 Stelle dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, appunto una delle regioni allertate da questi nuovi inquinanti del fiume Po, c'è allarme in Emilia-Romagna e proprio ieri avete fatto un'interpellanza. Bertani, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie. Sì, noi appena preso la notizia abbiamo fatto un'interpellanza per capire la situazione in Regione Emilia-Romagna, perché ad oggi quello che emerge è una dicotomia, perché la Regione Veneto lancia questo allarme. Sì. Ieri, dopo anche un po' la nostra interpellanza, ARPA e Emilia Romagna è uscita con una nota dicendo: no, ma noi stiamo campionando già le acque del Po e ci risulta tutto, tra virgolette, nella norma, nel senso che ci sono rilevazioni di PFAS anche nelle acque del Po al lato, diciamo, misure Emilia Romagna, ma uno o due ordini di grandezza minore. E quindi ad oggi secondo noi l'urgenza è quella di fare chiarezza, cioè, perché se da una parte ci dicono c'è allarme, da un'altra parte ci dicono non è allarme, la prima cosa da fare è mettiamoci d'accordo sui dati e capiamo bene cosa sta succedendo. E chiarezza anche facendo uno screening sulla popolazione come in Veneto, capo. Secondo noi sarebbe da cominciare a ragionare anche da anche in quel senso. È ovvio che da noi non c'è una zona puntuale come è successo in Veneto e per la Miltene e tutte le falde acquifere, perché da noi non esiste un'azienda di quel genere che ha fatto una cosa così grande. Però secondo noi ormai, anche perché il problema delle acque del Po è questo, che noi dalle acque del Po in Emilia Romagna deriviamo il canale del CER, che serve ad irrigazione, e anche acque per potabilizzazione. Quindi bisogna che siamo ben certi di cosa c'è in quelle acque.